Nel quarto capitolo dei Promessi Sposi entra in scena Fra Cristoforo che, avvertito da Lucia, esce dal convento di Pescarenico e si reca alla casa delle due donne. Il capitolo è in gran parte occupato dalla narrazione della giovinezza del frate. Figlio di un facoltoso mercante, aveva ricevuto una raffinata educazione. Venuto un giorno a diverbio con un nobile, l'aveva ucciso in duello, quindi per espiazione s'era fatto frate, mutando il nome di Lodovico in quello di Cristoforo. Dopo aver parlato con le due donne, Fra Cristoforo decide di recarsi da Don Rodrigo per convincerlo a desistere dal suo proposito. Il tentativo di mediazione del frate si risolve in un nulla di fatto. Mentre Fra Cristoforo si confronta con l'ostinazione e l'arroganza di Don Rodrigo, Agnese espone ai due giovani il progetto del matrimonio per sorpresa. La donna spiega ai fidanzati che è sufficiente la presenza del curato e di due testimoni, di fronte ai quali gli sposi pronunciano la formula del rito, perché il matrimonio sia valido. Lucia è riluttante, Renzo, entusiasta, esce in cerca dei due testimoni e li trova Intonio, cui promette di pagare un debito che costui ha col curato, e nel fratello di lui, Gervaso. Il piano viene messo in atto nell'ottavo capitolo, ma il matrimonio clandestino non riesce. Nel contempo fallisce anche il tentativo di rapimento messo in atto dai bravi di Don Rodrigo, mentre i due giovani e i testimoni sono nella canonica di Don Abbondio. Di ritorno dalla casa di Don Abbondio dopo il fallimento del matrimonio per sorpresa, Renzo, Lucia e Agnese incontrano il giovane Menico, mandato da Fra Cristoforo per avvertirli dell'incursione dei bravi. Si recano subito al convento dove il frate ha già organizzato la loro fuga. Le donne troveranno accoglienza al convento di Monza, mentre Renzo dovrà recarsi a Milano. La fuga notturna comincia con la traversata del lago, accompagnata da pensieri di tristezza per l'abbandono del proprio paese, sullo sfondo di un tacito e sereno chiaro di luna. È a questo punto che le vicende dei due promessi si biforcano, prendono cioè due strade diverse, per poi ricongiungersi nei capitoli finali del romanzo dopo l'esperienza terribile della peste a Milano.